Buongiorno, ora parleremo dei cuccioli orfani. Volevo scrivere questo argomento, però penso che leggere porti un dispendio di tempo, mentre ascoltare molto probabilmente arriva meglio. In natura, purtroppo, può capitare che uno o più cuccioli restino orfani e quindi non abbiano la possibilità di succhiare il latte materno. Quando non è possibile trovare una balia della stessa specie, la vita del cucciolo dipende esclusivamente dalle nostre cure. Il buonsenso e alcune semplici regole possono portare ad uno sviluppo normale dei cuccioli orfani. Un ambiente pulito e caldo è fondamentale per iniziare bene questa particolare esperienza. La temperatura adeguata è importante perché il raffreddamento mette a rischio la sopravvivenza dei cuccioli neonati. Il calore può essere fornito da una lampada, controllando però che l'umidità che c'è nell'ambiente sia sufficiente, perché un ambiente troppo secco porta a disidratazione, asciuga le mucose nasali e quindi difficoltà respiratorie. Un cucciolo orfano deve mangiare poco e spesso. Nelle prime 2 settimane i cuccioli dovrebbero essere nutriti con circa 15 millilitri ogni 100 grammi di peso corporeo al giorno. Dalla terza alla quarta settimana si passerà a 20 millilitri ogni 100 grammi di peso corporeo. Il volume totale del latte dovrà essere suddiviso in parti uguali per un numero di pasti giornalieri che varia in media dai 5 ai 6 pasti. Attenzione a non dare ai piccoli troppo latte, c'è il rischio di sovraccaricarne i reni che sono ancora immaturi. Utilizzando il biberon, i cuccioli dovrebbero essere tenuti in posizione verticale con la testa piegata in avanti per ridurre al minimo l'ingestione di aria. Prima di essere somministrato il latte, va riscaldato a circa 37 gradi. Una manualità importante è quella, e non va mai tralasciata, di strofinare diverse volte al giorno, comunque sempre dopo ogni pasto, la zona anale e genitale con un panno umido, simulando così il leccamento materno per stimolarne la minzione e la defecazione. Se volete valutare lo sviluppo del vostro cucciolo, potete pesarlo una volta al giorno per la prima settimana. Quindi 1 o 2 volte a settimana nel rimanente periodo. Quando i cuccioli avranno 3 o 4 settimane di vita, quindi sentite, dovrebbero aver tagliato le gengive e cominciare a spuntare i dentini, si potrà iniziare ad introdurre dei cibi semisolidi, mischiandoli con il latte, esempio crocchette, carne, così si abitueranno a masticare e adattare il tratto gastrointestinale al nuovo tipo di alimentazione e entro 6-7 settimane sostituirà il latte. Quale latte scegliere? Ci sono tanti latti
in commercio artificiali, una cosa va esclusa, il latte vaccino. Perché? Troppo carico in lattosio, perché basso in proteine e calcio, quindi provocherà sicuramente una dissenteria al nostro cucciolo. Io normalmente uso il latte di capra. Per i primi 10 giorni somministro latte di capra, così normalmente. Dopo i 10 giorni, nella razione giornaliera, ci introduco il rosso d'uovo e 5 gocce di idrobrullibit e vado avanti fino allo svezzamento. Grazie dell'attenzione, spero di esservi stato utile.